lo merito io, lo sapete tu, ma soprattutto la città, che questa sera hanno fatto veramente come sempre, ma questa sera sono stati fantastici. Ho visto che l'ha riconosciuto anche Guidolin. È la spinta della città, tutti avevamo voglia di andare a Roma dopo tanti anni. Sapete quanti sacrifici abbiamo fatto noi, voi, ripartire dalla C2. 12 anni fa si chiudeva una Coppa Italia, poi non c'era più niente. Siamo ripartiti con l'Udinese un anno e mezzo fa, quando quelle sensazioni di settembre che avete scottato la scintilla, tutto doveva essere il destino. E allora, insomma, per me è anche difficile stasera, veramente sono emozionato come non mai, perché sono andato via qualche minuto prima, un po' parecchi minuti prima. La sentivo tanto, la sentivo perché era qualcosa che volevo assolutamente io. Volevo per me, ma per tutti. Senza un regalo per la città. Adesso però non abbiamo conquistato ancora niente. Grande prestigio, andiamo a giocarci la finale. Dedica, sì, ce ne sarebbero, sì. Dedica per esempio mio padre, ma poi sono cose. La dedica forse è la città questa sera, la dedica proprio ai nostri tifosi. Non è retorica, credetemi, ma sentirli così vicini da tanto tempo, ma questa sera proprio erano loro che ci stavano dicendo: ragazzi, portateci a Roma, perché si sentiva, si respirava da tanto tempo. Ecco perché la sentivo molto questa serata e come non mai, non è mio solito andarmene nel secondo tempo, però la sentivo troppo. Quindi la dedica è anche a loro, oltre a chi mi vuole bene e che mi sta vicino. Questa è stata, come la vogliamo chiamare, una scommessa? No. L'abbiamo difeso, noi lo sapevamo le qualità di questo ragazzo, lo vedevamo sempre in allenamento, anche in tante partite. Bisognava solo aggiustargli un po' delle situazioni, che con nuove persone arrivate l'hanno. Quindi sono contento per lui, perché poi io non l'ho visto all'ultima azione, ma mi hanno detto, poi l'ho rivista dopo, insomma è stata una gran parata, ha salvato il risultato, no? Una vittoria giusta. Onore all'Udinese, che è una gran bella squadra, però questa sera la Fiorentina ha fatto qualcosa di più. Adesso le prossime settimane saranno molto importanti, c'è molto ottimismo. Intanto è tornato Gomez, l'avete visto per la prima volta che nel corridoio dello spogliatoio. Di solito vi racconto una cosa: lui arriva sempre dalla parte sinistra, quella che arriva dalla tribuna, e poi ci salutiamo all'entrata dello spogliatoio. Finalmente oggi ho detto: ti vedo la parte destra che sali le scalette con la squadra. Comunque lui è quasi pronto, ormai da con l'Inter sarà ancora in panchina e poi deciderà il mister. Questo lo dedichiamo anche a Giuseppe, che ha fatto tanto per questo inizio di campionato, per noi molto, ancora il capocannoniere dopo un mese che non gioca, quante cose ha fatto, e lo aspettiamo a maggio, quindi le auguriamo tante belle cose. Sì, tanto sapete meglio di me, nel calcio ormai bisogna anche accettarlo così, che si perde due partite un attimino si può mettere in discussione temporaneamente certe cose, no? Magari perdiamo a Cagliari, male così, è normale che qualcuno cominciava a rumoreggiare, ma non è quello che ti cambia un progetto quando sai che c'è un gruppo di ragazzi così veramente fantastici. Questo è un gruppo che ci sta facendo sognare a tutti e non solo, e sono veramente attaccati a questa maglia. Ce ne sono tanti che dopo tanti anni ancora io mi sorprendo, però in un modo positivo, ma ci sono degli elementi che sono fantastici. Quindi sono contento che Diego abbia fatto questi apprezzamenti, perché l'organizzazione, dopo un paio d'anni incerti e delicati anche per la mia gestione, è tornata ad avere veramente una bella macchina operativa importante. Ognuno ha posto giusto. Una cosa al volo, e questo i ragazzi lo percepiscono. Okay.